Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sono qui a parlarvi del caso Donnarumma Milan perché mi andava di fare un po' di chiarezza e dirvi qual è il mio pensiero. Allora, per chi non lo sapesse, è successo un casino: Raiola vorrebbe portare il Milan in tribunale perché dice che il contratto è stato fatto sotto forma di pressione e contro la volontà del giocatore, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, vuole invalidare il contratto. Invalidando il rinnovo del contratto, Donnarumma andrebbe via a giugno a parametro zero. Quindi, insomma, sarebbe un danno economico non indifferente per il Milan, perché si vedrebbe perdere in un colpo solo uno dei migliori giocatori in quel ruolo e i soldi che potevano, insomma, andargli dietro. E niente, allora. Intanto, che qualcosa non sia andata proprio come doveva andare quest'estate, credo che sia lampante. Donnarumma, Raiola che se ne va sbattendo la porta e poi firma Donnarumma. Qualcosa, sinceramente, non è andato bene. Però ha firmato e su questo credo che ci siano pochi dubbi. Ha firmato un contratto sicuramente sostanzioso, perché 6 milioni a stagione non è poco, a 18 anni. E questo è sicuro, però io non so perché non ho le prove, ma sicuramente qualcosa è andato storto. E qualcosa è andato storto non tanto quando è stato firmato il contratto, ma in questo periodo, come se ci fosse, se fosse venuto fuori a galla qualcosa che noi non sappiamo. L'unica cosa che noi sappiamo è che la UEFA ha bloccato il piano del Milan. E a sentire Fassone e Mirabelli, soprattutto Fassone perché Mirabelli parla poco, sembrava che tutto fosse rose e fiori. Il Milan poteva anche permettersi di ancora un po' di retrocedere, tanto i soldi era tutto a posto, era tutto, il Milan era assolutamente ok, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, sembrava proprio che il Milan fosse in pieno salute, che non ci fosse problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Però il problema è che non è questo, perché se la UEFA ti blocca anche il voluntary agreement, vuol dire che qualcosa non è a posto. E probabilmente Raiola ha sentito puzza di bruciato e allora ha tirato fuori questa cosa, in quanto non può trovare un altro modo per invalidare il contratto di rinnovo. Sto pensando io, alla fine credo che la cosa si risolverà con una cessione a giugno del giocatore per la cifra che vuole Raiola, quindi 50-60 milioni, e il Milan saluterà Donnarumma. Dico la verità, io credo che ieri siano stati sbagliati gli insulti a Donnarumma dai tifosi del Milan. Capisco la rabbia, capisco tutto, però non è con lui che se la devono prendere. Io credo che i problemi del Milan abbiano due responsabili principali, che sono Fassone e Mirabelli, che non hanno idea neanche, che soprattutto il signor Fassone è stato praticamente spedito via da Juve, Napoli e Inter e adesso gestisce completamente il Milan. E Mirabelli gestiva il settore giovanile, che non è come gestire la prima squadra, insomma. Quindi non mi sembra che abbiano ben chiaro come si gestisce una società, soprattutto a certi livelli. Il Milan purtroppo è in mano a questi due, che non hanno veramente idea di quello che stanno facendo. Hanno fatto un mercato, a mio avviso, disastroso, non tanto per i nomi presi, ma quanto perché ha preso una cozzaglia di giocatori identici che non, alla fine, servono e non servono. Quindi io, più fossi tifoso del Milan, più che prendermela con Donnarumma, che ieri mi ha fatto una tenerezza enorme, perché comunque un ragazzo che piange così, io vorrei ricordarvi che ha 18 anni. Ora non mi venite a fare i moralisti, perché non mi venite a dire qua tutti a 18 anni non sanno ancora che cazzo fare della propria vita. È inutile che ci giriamo, parliamo, cioè nessuno, io compreso. Io a 18 anni non sapevo ancora che cosa di preciso volessi fare. Non lo so, figurate, non lo so adesso che ne ho 29, figurate quando ne avevo 18. Non lo si sa, a 18 anni sei pieno di un sacco di, hai un sacco di aspettative, di sogni, e secondo me lui ha avuto la volontà di rimanere al Milan. E adesso lui è dentro in un gorgo, francamente, che non è bello, perché si trova contro tutta la tifoseria, si trova contro la società. Fortunatamente lì devo fare i complimenti a Bonucci, che è andato a consolarlo.
perché veramente lì è stato veramente bravo Bonucci. Adesso, al di là degli sfottò, lì ha fatto veramente un bel gesto. Perché onestamente credo che l'ultimo colpevole di tutto ciò sia proprio Donnarumma. Sia proprio Donnarumma, lì avrebbero dovuto, ripeto, secondo me l'uniche persone con cui i tifosi del Milan se la devono prendere sono i due dirigenti, Fassone e Mirabelli, che stanno combinando dei disastri incredibili. E purtroppo se ne va di mezzo questo ragazzo che sicuramente non sarà uno stinco di santo, ma in questa situazione è lui la vera vittima. Io vi ricordo che ha 18 anni, ragazzi, 18 anni. Io vorrei capire, vorrei sapere da tutti voi che cosa facevate quando avevate 18 anni. Io avevo lasciato la scuola, stavo cominciando a fare le gare non di tango argentino, addirittura di standard, quindi stiamo parlando della preistoria. Non sapevo se fare il maestro, se trovarmi un lavoro, se non sapevo ancora nulla, nulla della mia vita, nulla. E non avevo nessuno che mi consigliava. Lui a Raiola, che possiamo criticarlo quanto volete, ma quando uno vuole fare i soldi nel mondo del calcio, Raiola te li fa fare. In un modo o nell'altro te li fa fare. E quindi, ragazzi, è così, e purtroppo è così, e lui si sta trovando in mezzo a un gorgo che non lo riguarda e che pagherà in questo momento più di tutti lui. E questo è peccato, ecco. Bene, questo era il mio video sulla situazione di Donnarumma, ci tenevo a farlo e adesso vi saluto e vi do appuntamento per il prossimo video. Ciao!